La tassazione al 26% delle quote rivalutate di Banca Italia che adesso stanno appunto in capo alle banche private è soltanto un annuncio da parte del governo Renzi, così come rimane un annuncio il famoso regalo degli 80 euro che lui dice che farà. Noi certo siamo d'accordo per l'incremento della tassazione appunto a svantaggio delle lobby bancarie, ma d'altra parte questa ci sembra un'ammissione di colpevolezza da parte del governo che dà ragione al Movimento 5 Stelle proprio sul fatto che quei 7 miliardi e mezzo che sono stati regalati alle banche dalla banca centrale, quindi dai nostri, dalla nostra riserva, quindi dai cittadini, sono transitate verso le banche private, sono stati appunto un vero e proprio regalo contro cui il Movimento 5 Stelle si è battuto fino all'ultimo. D'altronde non è l'unico regalo, le banche da quell'operazione incasseranno un dividendo del 6% senza rischi praticamente, che è altissimo, si parla di circa un importo fino a 450 milioni di euro all'anno. Quindi comunque questa è una toppa, quella di innalzare la tassazione sulla rivalutazione, ma comunque il danno ai cittadini in gente è stato fatto e anche appunto su questo dividendo così alto verrà fatto ulteriore danno. Oltretutto su quell'operazione ha chiesto chiarimenti sia all'Unione Europea, perché appunto lo ritiene un aiuto di Stato alle banche, proprio per questo motivo chiede spiegazioni, e anche la Corte dei Conti del Lazio. Qualora quell'operazione dovesse essere ritenuta impraticabile, quindi annullata in qualche modo, ecco che la copertura di Renzi degli 80 euro verrebbe a quel punto a mancare.